Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a Portafogli ETF. Vedremo oggi l'operatività per mercoledì 18 febbraio. Questi gli indici mondiali, le materie prime che seguiamo ogni giorno con 12 ETF quotati su borsa italiana. Questa è la visualizzazione Kinashi che ci aiuta nel prendere decisioni operative di breve o brevissimo termine, e questi gli ETF che possono essere utilizzati per seguire questa operatività. Ricordo tutti i ETF quotati su borsa italiana in differenti versioni a leva 1, leva 2 o leva 3. Che cosa è successo oggi? Direi che il fatto saliente è appunto il fatto che i mercati non si sono al momento spaventati del mancato accordo di ieri tra l'Eurogruppo e la Grecia riguardo naturalmente al debito pubblico greco, e vedete oggi dal tabellone addirittura Italia più 0,47%, piccoli ritracciamenti invece per Germania meno 0,25% e S&P 500 meno 0,04%. Da un punto di vista dei dati macro, lo ZEV, l'Economic Sentiment, a 53, che è un dato che è risultato un po' inferiore all'attese, ma comunque ben superiore al dato precedente, che era sotto la soglia dei 50 punti. Naturalmente, al di là dei dati macro, quello che provoca tensioni sui mercati, nervosismo sui mercati, è chiaramente questa querelle tra Eurogruppo e Grecia. Di fatto sul tavolo, dopo il mancato accordo di ieri, c'è un ultimatum addirittura per la Grecia che entro giovedì sera deve decidere se accettare il documento proposto appunto dall'Eurogruppo, altrimenti è chiaro che a questo punto le possibilità che la Grecia possa uscire dall'euro, possibilità considerate parecchio remote fino a qualche giorno fa, stanno decisamente aumentando in probabilità. Veramente difficile decidere o prevedere se prevarrà la ragione o l'orgoglio, orgoglio che naturalmente pesa anche nelle scelte della Grecia in questa fase. Fare previsioni è assolutamente impossibile, questa è una negoziazione piuttosto complessa che vede tra l'altro non due interlocutori, ma un interlocutore e una serie di ministri delle finanze, per cui chiaramente le posizioni all'interno del gruppo sono più difficili da mediare, questo dal punto di vista puramente negoziale. Se guardiamo alle materie prime, fa un po' impressione l'oro, meno 1,70%, fa un po' impressione perché a fronte dei diversi, come dire, crisi alle quali stiamo assistendo, abbiamo parlato della Grecia, ma non dimentichiamoci neanche di Ucraina e della Libia nel nord dell'Africa, dicevo l'oro 1,70%, una brutta caduta. Caduta comune anche alle altre due materie prime, petrolio meno 2,18% e corna meno 0,45%. Fatta questa premessa, vediamo la nostra operatività, vediamo le nostre candele, perché chiaramente la situazione è un po' più complicata adesso. Vediamo, iniziamo dall'indice italiano. Eccolo qua, ETF MIB. Vedete, abbiamo una candela sempre verde, ma di stabilizzazione, per cui possiamo dire che il trend rialzista è decisamente ancora attivo a fronte di questa candela, per cui rimaniamo in osservazione. Rimaniamo invece investiti long sulla Germania, che vedete fa una candela analoga di stabilizzazione anche se rossa. Stamattina i prezzi hanno avvicinato il nostro livello di stop loss che avevo indicato estremamente stretto a 95,66, hanno raggiunto quota 96 per poi per il momento rimbalzare. Per cui proviamo a mantenere, la situazione è chiaramente dubbia, si sta a mio avviso, anche graficamente, probabilmente deteriorando, ma non è escluso che possano esserci delle impennate finali di cui potremmo eventualmente beneficiare. Comunque lo stop è estremamente stretto, quindi il rischio è estremamente limitato e non sembrano esserci in questa fase, in questo momento, anche guardando i future dopo la chiusura dei mercati, delle avvisaglie di imminente crollo. Uno sguardo all'S&P 500 che vedete continua moderatamente rialzista con questo suo intercedere un po' così molto lento al rialzo, ma comunque da registrare un'ulteriore candela verde senza quote per questo trend senza fine dell'S&P 500. Per cui rimaniamo sui mercati con una posizione long sulla Germania e vediamo come si evolve la situazione. Chiaramente dovremo probabilmente aspettare fino a giovedì per avere un po' le idee un po' più chiare. Scusate, passiamo alla nostra posizione sull'oro invece, che dopo il nostro tentativo di entrata, vedete, fa una brutta candela rossa senza code, per cui trend ribassista che sembra sia andando in accelerazione. Avevamo detto che il nostro stop sarebbe stata una candela rossa con corpo sotto questo livello. Ci siamo purtroppo velocemente avvicinati, però sappiamo che le materie prime,
danno sempre molte sorprese, per cui qual il suggerimento, la posizione attualmente vale meno 1,3% dei prezzi di entrata di stamattina. Il suggerimento è di provare a tenere per un'altra giornata. Chissà che da questi livelli non possa fare domani una candela di stabilizzazione e poi eventualmente riprendere il rialzo. Se dovesse fare un altro decremento domani sensibile, sicuramente in serata chiameremo uno stop loss su questa posizione sull'oro. Crude oil nulla da segnalare naturalmente, vedete qua c'è una ulteriore candela di stabilizzazione, oggi lo strumento ha fatto meno 2,37, quindi per il momento il tentativo di rialzo, di test completo della resistenza che abbiamo indicato essere qua circa 12,71 è per il momento rinviato, comunque nessuna indicazione, rimaniamo in osservazione. Lo stesso dicasi per il corn, vedete, siamo qua usciti da questa posizione, oggi ridà un'altra candela verde senza code, dopo però tre rosse, per cui qua la situazione è ancora, a mio avviso, una sorta di stabilizzazione tra resistenze e supporti a questo punto di medio periodo. Per cui aspettiamo, eventualmente se dovesse rompere a rialzo questo livello di resistenza, potremmo eventualmente rivalutare la posizione. Bene, questo è tutto, per cui il sommario per domani è di tentare di mantenere le due posizioni, che sono tutto sommato anche un po' eggiate tra loro, nel senso che ci dovrebbe essere una certa correlazione inversa tra le due. Per cui long sul mercato tedesco e long sull'oro con XAUD1 e vediamo che cosa succederà domani e vedremo se aumenteranno o meno i rischi di queste due posizioni. Questo per ricordarvi la possibilità di ricevere segnali operativi in abbonamento, vengono inviate delle newsletter complete di analisi tecnica sui principali mercati e sulle principali materie prime tutti i fine di settimana. Informazioni su onehourtrading.it oppure contattandomi direttamente a questi indirizzi mail o Skype. Grazie per l'attenzione anche oggi e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. Buona serata.